Ciao a tutti ragazzi e bentornati! Allora, il video di oggi è una cosa un po' particolare che mi è venuta in mente praticamente per caso e che niente, non ho visto in realtà in giro, quindi credo sia anche piuttosto originale. Inoltre, per fare questo video ho dovuto girare delle scene anche nei giorni passati, quindi insomma spero che questo vi incuriosisca ancora di più e vi faccia andare avanti. Allora, come leggete dal titolo, oggi voglio dare dei consigli a tutti coloro che hanno cominciato la scuola e che quindi adesso si sono immersi nuovamente tra i libri, le lezioni, le interrogazioni, i compiti e così via. Perché ho avuto questa idea? Perché ho visto chiaramente adesso che c'era l'inizio della scuola tantissimi video su YouTube di ragazzi e ragazze che facevano appunto dei video proprio per mirati per gli studenti, quindi la maggior parte poi sono su outfit per andare a scuola, trucchi leggeri da poter indossare per appunto andare a scuola, oppure degli haul di cartoleria e così via. E quindi mi sono chiesta, io che ho un canale che parla principalmente, se non esclusivamente, di libri, che cosa potrei fare come un back to school? E mi è venuto in mente questo. Mi sono resa conto che molte persone, quando comincia il periodo scolastico ovviamente, hanno meno voglia di leggere, e questo è normale perché siamo immersi molto di più all'interno dei libri scolastici, quindi la carta stampata ci ricorda sempre le interrogazioni, i compiti o comunque il fatto che dobbiamo studiare, ed è una cosa ovviamente anche per il più bravo di tutti, è una cosa che comunque è faticosa e poco piacevole, quindi è normale. E quindi può succedere che durante l'anno si accantonino i libri di lettura classici perché appunto abbiamo meno voglia, e quando abbiamo finito di fare i compiti abbiamo soltanto voglia di metterci davanti alla televisione e distrarci con qualcosa, insomma, che guardiamo effettivamente e non che leggiamo. Invece, a parte per chi lavora, probabilmente è il contrario, perché io leggo molto più d'inverno che d'estate. Inoltre, per me questa regola, grazie al cielo, non è stata applicata su di me, perché io per andare alle superiori, per andare a scuola, prendevo il treno tutte le mattine, avevo tre quarti d'ora di treno all'andata e tre quarti d'ora al ritorno, quindi mi sono sempre portata i libri dietro per leggere, perché comunque il tempo lo passavo chiacchierando un po' con i miei amici, poi ero in compagnia di un ragazzo che saluto, che adesso vivi a Londra, quindi ciao Stebo, appunto con lui condividevo il tempo sul treno, anche lui era ed è un grande lettore, quindi leggevamo tutti e due. Però in generale mi rendo conto che può accadere. Quindi in questo video voglio darvi dei consigli per ritrovare la voglia di leggere anche durante il periodo scolastico, quando proprio non ne possiamo più di vedere libri. Il primo consiglio che vi do è quello di distanziarvi dal posto dove state a fare i compiti, nel senso che logicamente voi avrete una scrivania, o qualcuno lo fa per esempio sul tavolo di cucina, ecco, c'è un luogo dove ogni giorno vi sedete per fare i compiti, quindi avete tutti i libri davanti agli occhi e tutta la stanza quasi vi ricorda il fatto che state studiando. Nel momento in cui avete finito e potete chiudere finalmente i libri, non pensare più ai compiti di scuola, la cosa migliore per trovare e avere voglia, ecco, di leggere è quella di distanziarsi dalla scrivania, quindi prendere il libro e mettersi in una zona della casa completamente diversa. Io per esempio mi potrei distanziare dalla scrivania andando sul divano, perché oltretutto le due stanze sono proprio in due piani diversi, quindi sul divano già mi dà una sensazione di pace, di rilassatezza, sono in un altro posto della casa, non sto quindi a pensare ai libri, niente mi ricorda dei libri, perché non vedo libri di scuola, non vedo quaderni, non vedo astucci. E in quel momento quindi mi sembra, e anzi effettivamente lo è, mi sto effettivamente rilassando, e allora la mia mente è libera per poter leggere e non è affaticata. Altro consiglio che voglio darvi è quello di, durante l'inverno, comunque nei periodi in cui vi sentite più stanchi e quindi avete meno voglia di leggere, quello di affidarvi al vostro genere di sicurezza, ecco. Nel senso, tutti noi abbiamo un genere che amiamo particolarmente, per me sono per esempio i romanzi storici o i libri di Ken Follett, per qualcuno possono essere i fantasy, per qualcuno possono essere le storie d'amore, per altri i gialli, i thriller e così via.
Durante l'anno, di solito, quando siamo più tranquilli e leggiamo di più, a volte ci distanziamo dal nostro genere preferito ed è normale. Abbiamo voglia di conoscere qualcosa di nuovo, e a volte questo ci piace, a volte no. E la nostra mente quasi si sforza di mettersi, immergersi in un altro genere, perché siamo curiosi anche di scoprire se questo ci piacerà o meno. Ecco, in un periodo in cui magari abbiamo veramente poca voglia di leggere perché lo studio ci sommerge, magari ritorniamo al nostro genere di conforto, ecco, la nostra area di sicurezza, quello che ci piace di più, perché con quello siamo sicuri al 100% che avremo sempre voglia di aprire le pagine e leggere. Quindi nel mio caso, che amo appunto Ken Follett e i libri storici, se ho un libro di Ken Follett che ancora non ho letto, sicuramente sceglierò quello, oppure sceglierò un altro romanzo storico che so che mi piacerà. E così dovrete fare voi, scegliere qualcosa che sicuramente vi piace e che quindi vi fa venire voglia di aprire il libro. Quando lo vedete, quasi pensate, non vedo l'ora di aver finito i compiti per poter andare avanti. Altro consiglio per me importantissimo, io vi giuro che l'ho veramente sempre fatto fin da bambina ed è una cosa meravigliosa: costruirvi una routine serale di lettura, nel senso quindi di trovare il tempo ogni sera di leggere. Prima di tutto createvi un po' di atmosfera, perché quella è sicuramente appagante anche per gli occhi e per lo spirito. Quindi vi create la vostra atmosfera, possono essere delle luci, possono essere delle candele, e vi mettete a letto. Non importa se prima avete voglia di guardare un po' di televisione, non c'è niente di male, ma prima di dormire leggete qualche pagina del vostro libro. Una sera potranno essere 2 pagine, una sera potranno essere 100. Fatto sta comunque che il nostro cervello continua a lavorare su quello su cui si è concentrato nel momento prima di dormire. In questo modo, invece di avere pensieri legati alla scuola, legati alle interrogazioni del giorno dopo, il vostro cervello inconsciamente, ecco, nel senso proprio mentre dormite, continuerà a lavorare su qualcosa che vi piace, che è un'avventura che state leggendo in quel momento. La vostra mente quindi sarà più appagata e anche voi sarete più rilassati e riposerete anche meglio. Infine, l'ultimo consiglio che voglio darvi per coloro che effettivamente hanno proprio la repulsione per i libri cartacei nei momenti di maggiore stress durante il periodo scolastico, forse potrebbe essere l'occasione giusta per provare un audiolibro. Si trovano sia in versione gratuita, riuscirete sicuramente zazzicando un po' su internet a trovare qualcosa che vi piace in versione gratuita, altrimenti c'è Amazon che è fornitissimo di questo genere di libri, e in questo caso non dovrete nemmeno avere gli occhi sulle pagine, però potrete comunque avventurarvi tra le parole degli scrittori che più amate. E quindi in questo caso vi metterete le cuffie. Io avevo pensato per esempio che uno le può ascoltare mentre cucina, però se siete dei ragazzi delle scuole medie o superiori, sicuramente, perlomeno la maggior parte delle volte, è la mamma che cucina, quindi a voi capiterà meno spesso. Però per esempio io ho provato, mentre mi asciugavo i capelli dopo la doccia, in quel caso invece di ascoltare la musica o di sentire soltanto il rombo del phone, mi ascolto le parole appunto dei miei autori preferiti. In questo modo potrete anche voi leggere qualcosa, anche se leggere rimane un po' tra virgolette, però non avrete davanti agli occhi un libro che in quel momento proprio non vi va di avere. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. A me è piaciuto sia registrarlo che parlarne, perché è una cosa che secondo me potrebbe tornare utile a molti di voi. Anzi, fatemi sapere quali sono i vostri trucchetti e se voi effettivamente attraversate delle fasi del genere oppure no, perché c'è anche qualcuno che ama leggere tutto l'anno indipendentemente dallo studio. Il prossimo video credo che sarà una TBR autunnale. Non sono tanto sicura, perché non sono sicura di riuscire effettivamente a leggere i libri che mi propongo di leggere, ma è anche vero che sono veramente piena di libri da leggere, quindi magari dargli un ordine mi farà sentire impegnata, anche perché io non sono come tutti gli altri youtuber che fanno le TBR e poi il mese dopo dicono: ah vabbè, della TBR che avevo scelto non ho letto niente, allora tanto vale non farle. Io ne ho fatte una che è piaciuta anche molto, mi ricordo è stata visualizzata moltissimo, in cui appunto avevo odiato di leggere un certo numero di libri entro Natale, e così è stato, li ho letti tutti quelli che mi ero proposta di leggere. Quindi magari questo potrà essere un modo per tenermi impegnata e per anche regolarizzare le mie letture, perché questa estate è stato veramente un putiferio. Comunque, io in ogni caso vi assicuro che ci saranno presto altri video e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!